Ma maestro Buglioni, scusi, io le ho fatto una videochiamata. Lei dove sta? Buongiorno. Sono andato al mercato, sono andato a fare la spesa. Ma non si può uscire? Non Non sono uscito, chi me la fa la spesa a me? Qualcuno ci deve andare. ho... Lei non Poi c'ha... fa la spesa, si può andare. Poi io mi allungo un pochetto, vado pure dal tabacchiere, che non fumo, però siccome il tabacchiere è l'unico aperto, c'ho la mascherina, eccola, guarda, perché non vorrei sembrarti, c'ho la mascherina. Mi faccia vedere. Ah, sta bene così, eh? Sì, c'ho i guanti, poi vado a casa, mi lavo molto bene le mani. Anche mi sa, senti un po'. Sì. Ma io mo, siccome adesso non c'ho niente da fare, mi sto a guardare tutti questi film. Sì. Ma te mi copi le intonazioni? Questo già te l'ho detto tante volte. E beh, non sta bene a scoprirlo nell'ora della malattia, perché io sono a rischio, perché mi sa, già te l'ho detto. E io ho 70 anni, oggi domani moro, tu hai fregato un po' di duro. Non sta bene. Fatti le intonazioni tue, no? Ho capito. Oh, sai una cosa? Dice che i negri morono di meno. È vero. Se sopravviviamo, oh, e famo tutto noi dopo. Ci rimangono solo i Pucci. Pucci cambia mestiere, fa il farmacista. Ma sarebbe anche ora. No, dico, scusi, le volevo... lo sa che l'attore che doppio io sta male, c'è il coronavirus? Chi è l'attore doppio Idris Elba. chi è? Idris Elba. Cioè, gli ha fatto venire E il gliel'ho fatto con le intonazioni mie. Vabbè, senta, maestro, allora coronavirus. Senti. io le propongo una cosa. Su suggerimento della signora Anna D'Ascenzi, lei conosce? Io le proporrei tutti i giorni di fare delle pillole. Parla Monsignor Buglioni, chiedete a Buglioni. Vabbè, Cioè, due domande al giorno, dai. due domande al giorno, noi sottoponiamo questa cosa agli ascoltatori, alle persone che stanno su Facebook e stanno a casa tutti, tranne lei. Ecco, scusa, andando a fare la spesa, poi No, adesso ecco. vado a casa, vado a casa. E dico, un paio di domande che io chiaramente scelgo fra le migliaia di domande che arriveranno, gliele sottopongo e lei risponderà, d'accordo? Spara, No, prima. la mia domanda, le manco? Ma manchi tanto, Andrea, perché mi manchi tanto, perché non lo so, Ecco, onestamente, mi manchi perché, cioè, andare nei luoghi di lavoro e incontrare uno come te, che non ci capisce niente, e a cui dare queste mie pillole di saggezza Esatto. doppiaggesca, mi piace. E quindi la seconda domanda viene automaticamente annullata perché io le volevo chiedere se mi considerava un buon attore. Attore, vuoi una parola grossa? Sai Anna Sink? Sai Anna Sink? Io vorrei, ecco, vorrei dare 10 consigli a dei messi. Allora, il primo consiglio Sì. è che cos'è il doppiaggio? Tu parli quando lui parla e quando lui si assitta, tu ti assitti. Sì. E questa è la prima regola fondamentale. Sì, La sì. seconda, quando lui piange, tu piangi, quando lui ride, tu ridi. E quando lui muore fai. Senta, ultima domanda e poi la lascio, ci sentiamo domani, ma che c'ha in testa? Ma che, sulla testa, un sacchetto di monti... Che cos'è? Un ombrello? Che Stesso americano. è? Io ho Attenzione. comprato a piedi giubbonari, però americano. Ho capito, Cappello vabbè. americano, perché io sono doppiatore, faccio i cappelli americani, no? Cioè, giustamente. Va bene, maestro, si riguardi, ci vediamo domani. Sto andando a casa, Va va bene, bene? mi raccomando, Poi mi sa, non si impariti fermi a parlare. ste cazzo di intonazioni, dai, Va bene, forza. d'accordo. Arrivederla, a presto, Ciao, ciao. arrivederci.